dove è arrivata questa ragnatela fitta di intrecci che hanno a che fare con la politica. Ebbene, sono arrivati pure a dirigere, diciamo così, gli apparati informatici delle procure, tant'è che avevano accesso ai dati dell'informatizzazione delle procure, una cosa veramente che ci fa rabbrividire. Chiediamo anche in questo caso al ministro Madia cosa intende fare per la sicurezza informatica della pubblica amministrazione se questi faccendieri hanno accesso ai dati delle procure. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2363 dell'onorevole Savino, Elvira Savino, concernente iniziative di competenza per garantire il rispetto dei principi costituzionali in ordine alle assunzioni nella pubblica amministrazione, in particolare alla luce di alcune procedure di reclutamento presso la Regione Puglia. L'onorevole Savino ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Grazie Presidente. Ministro, l'interrogazione mira a fare chiarezza sulla vicenda del concorso pubblico indetto nel 2014 dalla Giunta regionale pugliese, cosiddetto RIPAM Puglia, per l'assunzione di 200 funzionari. La Regione Puglia ha affiancato al concorso, mentre questo era ancora in corso, la procedura di stabilizzazione a domanda del personale a termine, avvalendosi, con legge regionale poi impugnata dal suo governo davanti alla Corte Costituzionale, della facoltà attribuita dal comma 529 della legge, cosiddetto comma Ginefra, della legge di stabilità 2013. Le ricordo che la riforma D'Alia ribadisce che le assunzioni devono tener conto sia dei vincitori che degli idonei nelle graduatorie in vigore. La Regione Puglia, invece, vuole procedere all'assunzione dei vincitori, non si sa ancora quando, per poi stabilizzare i titolari di contratti a termine senza scorrimento della graduatoria che nel frattempo scadrebbe. Dunque, quali iniziative il Governo intende assumere per garantire che le assunzioni nella pubblica amministrazione avvengano in conformità dei principi costituzionali e della legalità, assicurando così anche il principio di imparzialità, giustizia e meritocrazia? Grazie. La Ministra per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, Mariana Madia, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente. L'onorevole interrogante muove da una vicenda particolare relativa a un concorso presso la Regione Puglia per sollevare però questioni più generali relative alla gestione del precariato nella pubblica amministrazione e alla politica del governo in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti. Io credo che l'attuale modello di reclutamento, fondato su migliaia di amministrazioni che assumono in base a piante organiche ormai desuete, senza alcuna regia nazionale legata a un'analisi effettiva di quelle che sono le professionalità necessarie, non ha assicurato, ma questo è un problema generale, nel rispetto della legge, ma non ha assicurato un ricambio fondato sugli effettivi bisogni dei cittadini e ha consentito soprattutto la formazione di lunghe liste di vincitori di concorso non assunti, troppi idonei e troppe sacche di precariato. Fin dal suo insediamento il governo si è mosso, ha iniziato ad operare.